Gli ultimi mesi sono stati un periodo di grandi cambiamenti e trasformazioni e come sempre quando ci si ritrova in queste situazioni l'universo ci dà tanto, ma purtroppo ci toglie anche qualcosa. E quindi negli ultimi mesi non solo io ho perso 5 kg, ma ho perso anche una compagna di viaggio. Ho dovuto salutare la mia Sony Alpha 5100 con cui ho girato tutti i video degli ultimi 3 anni su questo canale. È una videocamera a cui sono davvero tanto tanto affezionata, però purtroppo il suo flip screen, ovvero questo qua, non funziona più come prima e ho provato a ripararla, ma non è stato possibile, per cui oggi diamo il benvenuto a una nuova videocamera, che è quella con cui sto girando questo video, e la qualità video audio è pazzesca, per cui spero che la cosa si noti e quindi sarà un nuovo capitolo di questo canale, diciamo così. Piccolo disclaimer, io non sono un medico, non sono una nutrizionista, non sono una dietologa, semplicemente sono una ragazza che cerca di mantenersi in forma e che sta cercando di conoscere il proprio corpo nel miglior modo possibile per poterlo sfruttare al massimo. Un sacco di persone, soprattutto su Instagram, hanno notato il mio dimagrimento negli ultimi tempi, quindi mi hanno chiesto in tantissimi come avessi fatto e ho pensato che fosse il caso di fare un video al riguardo per andare un pochino più nel dettaglio. Per prima cosa vi dirò che tipo di dieta ho fatto, come funziona, quali sono stati gli effetti sul mio corpo, sul mio metabolismo e per ultimo tratterò il motivo per cui ho deciso di mettermi effettivamente a dieta. Partiamo subito con il primo argomento. La dieta che ho scelto di seguire è stata una dieta di tipo chetogenico, ovvero povera di carboidrati, e in particolar modo ho seguito un pacchetto studiato apposta per durare un mese e diviso in 3 fasi. La prima fase è stata la più drastica, ovvero è durata 10 giorni e in questi 10 giorni ho dovuto eliminare tutti i carboidrati e in generale tutti gli zuccheri, soprattutto mangiavo verdure, ma attenzione, non potevo mangiare qualsiasi tipo di verdura, solo quelli che erano indicati nella lista del programma. Oltretutto dovevo fare attenzione a quali verdure mangiavo insieme, del tipo che se a pranzo mangiavo i pomodori, non potevo mangiare le melanzane nello stesso pasto, ma dovevo mangiarle a cena, perché comunque ci sono tutta una serie di equilibri chimici che bisogna rispettare per rendere l'immagrimento ottimale. Un'altra cosa che non potevo assolutamente fare era, per esempio, eccedere con l'attività fisica, perché questo sarebbe andato anche a creare degli scompensi sempre a livello di funzionamento chimico del nostro organismo. Ora non voglio entrare troppo nel dettaglio perché, come ho già detto, non sono un'esperta, però comunque mi sono informata, ho letto tutto il materiale, quindi alla fine ho pensato che fosse una cosa che potessi reggere, soprattutto fatta solamente per un mese. Se vi interessa l'argomento, siete curiosi, soprattutto dopo aver visto la mia esperienza, allora vi consiglio di andarvi ad informare bene, magari cercando degli articoli scientifici al riguardo, in cui vi spiegano tutto il processo legato alla dieta e al funzionamento della chetosi e cose del genere. Ci tengo anche a precisare il fatto che comunque io ho scelto un pacchetto in cui ho pagato per un servizio, per cui ero seguita da uno staff che verificava che effettivamente i risultati fossero quelli desiderati e che soprattutto io stessi bene a livello fisico. Questo mi ha permesso anche di poter acquistare una serie di prodotti per integrare le cose che mangiavo all'interno della dieta. Per esempio, le prime settimane ho mangiato anche delle specie di piccoli cracker che però erano fatti interamente con cose di tipo proteico e quindi non andavano a scombussolare il mio percorso di dieta, ma semplicemente servivano a placare un pochino la fame, che in realtà non è stato proprio il mio caso perché io non ho sofferto così tanto la fame se non forse i primi 2 o 3 giorni, ma più che altro dopo un po' che mangi sempre le solite verdure fatte anche nei modi più disparati, proprio non ce la fai più perché senti sempre il solito gusto in bocca, e quindi il fatto di poter mangiare qualcosina di diverso ha aiutato un pochino a rendere il tutto più sopportabile. Dopodiché c'è stata la seconda fase che è durata 7 giorni ed è stata la fase in cui ho reintrodotto carne e pesce, il che è stato veramente stupendo, soprattutto per la questione dei gusti, perché in realtà per quanto riguarda il discorso sazietà, io mi sono abituata abbastanza in fretta alla quantità di calorie che potevo assumere, anche perché comunque nel tipo di percorso che ho seguito io è specificato che è meglio non fare attività fisica durante il percorso proprio per evitare di creare degli scompensi a livello chimico. Quindi stando ferma e studiando tutto il giorno non è che avessi bisogno di chissà quante calorie rispetto a quando, che so, andavo in accademia dove mi allenavo 8-9 ore al giorno a livello fisico.
Tant'è che quando ho iniziato la seconda fase non riuscivo mai a finire tutti i pasti perché mi saziavo sempre prima e facevo veramente fatica a finire di assumere tutte le calorie indicate. Infine c'è stata la terza fase, che era quella di mantenimento ed è durata 2 settimane. In questa fase ho potuto reintrodurre i carboidrati, quindi ho ricominciato a mangiare la pasta, il pane, ovviamente in quantità piccole e ben dosate, e soprattutto ho ricominciato a mangiare la frutta. Durante tutto il percorso ovviamente è consigliato bere tra i 2 e i 3 litri di acqua al giorno, ma questo bisognerebbe farlo a prescindere dal tipo di dieta e di alimentazione che si segue. Questa a grandi linee è stata l'alimentazione che ho seguito per un mese. Per quanto riguarda l'argomento sgarri, in realtà non erano concessi se non il fatto di poter bere la Coca-Cola Zero una tantum, cosa che effettivamente ho fatto perché poi era terminata la seconda fase della quarantena e quindi sono uscita una volta per vedere i miei amici dopo mesi, e mentre loro si mangiavano questo mondo e quell'altro, io mi sono bevuta la mia Coca-Cola tranquillamente. E per il resto sono stata molto ligia al dovere, quindi sono molto orgogliosa di me stessa per essere riuscita a portare a termine questo percorso nel migliore modo possibile, spronata anche dal fatto che sapevo che è un tipo di dieta abbastanza delicata, per cui non volevo assolutamente creare danni al mio metabolismo facendo cavolate, e questo mi ha convinta a rimanere sul giusto percorso per tutto il mese. E soprattutto perché sapevo che se avessi per caso sgarrato anche solo un giorno, anche solo di tanto così, avrei dovuto ricominciare tutto il percorso da capo, e assolutamente non era una cosa che volevo fare, quindi questa cosa mi ha spronata ancora di più a fare la brava. Effettivamente fare questa dieta non è stato semplicissimo, soprattutto all'inizio, però con il tempo mi sono abituata e ho proprio sentito il mio corpo che si depurava in una maniera assurda, e quando ho terminato il mese i risultati sono stati pazzeschi perché ho perso effettivamente 5 kg, nel senso che a distanza di un mese e mezzo dopo aver finito questo tipo di percorso comunque io quei chili non li ho ripresi. In realtà addirittura c'è stato un giorno verso la fine della dieta del primo mese in cui non avevo mangiato granché perché ero troppo in ansia per un esame durante 2 giorni circa, e quindi in quei 2 giorni avevo perso un altro chilo, per cui addirittura sono arrivata a perdere 6 chili in un mese, il che lo trovo assurdo perché mi è capitato già di perdere questa quantità di peso in passato, ma comunque partivo da un peso più alto e soprattutto li avevo persi molto più lentamente, e quindi non posso che essere soddisfatta per aver deciso di seguire questo percorso, perché i risultati si sono visti anche da un punto di vista di centimetri, e in particolar modo per esempio sulla vita, sui fianchi e sulle cosce ho perso 7 centimetri circa, il che è veramente assurdo, soprattutto sulle gambe perché è la zona in cui faccio più fatica a dimagrire in assoluto. Poi penso che anche dal viso si sia notato tantissimo il mio cambiamento di fisico e di peso. Ho proprio il viso più allungato ed ho sempre le guancette perché sono il mio marchio di fabbrica, però comunque sicuramente la mia struttura corporea è proprio cambiata tanto nel corso di questo mese, e questa è la cosa più importante. Dopodiché, al termine di questo mese di dieta chetogenica, ho deciso di continuare a fare comunque un po' di mantenimento, quindi ho ripreso ad allenarmi e al momento sto seguendo una dieta che dura 5 giorni, che avevo provato anni fa quando ancora facevo ginnastica e la usavo per mantenermi in forma nel periodo delle gare, per evitare di fare sgarri o cose del genere. Adesso non ve la sto a spiegare, ma perché semplicemente alla fine è un tipo di dieta di stampo mediterraneo, l'unica cosa è che ci sono già scritti vari piatti da preparare per ogni passo della settimana. E quindi è molto comodo perché così non si rischia di arrivare all'ultimo e di non sapere che cosa mangiare, cosa preparare per il giorno dopo, che poi è la cosa che mi fregava di più quando cercavo di mangiare pulito, diciamo. C'è da dire che però io questa dieta non la sto seguendo in modo super rigoroso. Per esempio adesso nell'ultima settimana ho praticamente mangiato un gelato ogni giorno all'ora di merenda al posto della frutta, però comunque ho mantenuto il mio peso e appunto ho ripreso ad allenarmi, quindi questo mi aiuta anche a mantenermi in forma, e nel weekend invece torno a seguire la dieta prevista dal mantenimento della dieta chetogenica, però se tipo devo uscire a mangiare una pizza o un hamburger con i miei amici lo faccio tranquillamente senza sensi di colpa. Il mio unico dubbio adesso sarà come continuare a proseguire con questo stile di vita quando poi effettivamente ricomincerò con l'accademia, perché
Quando sono fuori casa tutto il giorno diventa più difficile organizzarsi con il cibo, anche perché è una cosa che non riguarda solamente me, ma pure le persone che abitano in casa con me, quindi i miei genitori sostanzialmente, che per quanto riguarda la preparazione dei pasti mi danno una mano immensa perché io non riuscirei assolutamente a stare dietro a tutto quanto. E quindi magari tra qualche mese vi aggiornerò e vi farò sapere se ho trovato un equilibrio anche nei periodi più impegnativi. Veniamo ora all'ultimo argomento, ovvero il perché ho deciso di fare questa dieta. Sicuramente qualcuno di voi sarà un pochino scettico, soprattutto per quanto riguarda la scelta di dieta di tipo chetogenico. E lo capisco perché anche io per tutto un anno, da quando ho iniziato a conoscere questo tipo di alimentazione, sono rimasta molto alla larga perché mi sembrava una cosa pericolosa. In passato ho fatto tante diete che mi hanno portato ad avere effetti yo-yo e quindi sono un po' contro il tipo di dieta drastico che viene magari promosso sulle riviste di bellezza o cose del genere. Però sono anche conscia del fatto che non potevo continuare ad alimentarmi a caso, avevo bisogno di essere un pochino più strutturata, cosa che durante il primo periodo della quarantena avevo un pochino perso per via del fatto che la mia routine è cambiata completamente. Poi figuratevi, c'è stato un mese in cui mia nonna paterna, che è napoletana, è venuta ad abitare qua a casa e lei fa una pizza che è veramente troppo troppo buona. Quindi io per un mese ho mangiato molto di più e molto più in modo ciccioso rispetto a quello a cui ero abituata prima. E purtroppo il mio metabolismo non è così veloce da smaltire tutto quanto, quindi anche se continuavo ad allenarmi tipo 3 ore al giorno, comunque non riuscivo a mantenere il mio fisico come avrei voluto. E quindi quando poi mia nonna è tornata a casa sua perché è finita la quarantena, ho deciso di rimettermi un pochino in sesto, di ricominciare a mangiare come si deve, quindi ho proprio deciso di eliminare tutte le schifezze, di seguire un regime più controllato e informandomi appunto ho scoperto che la dieta chetogenica effettivamente poteva fare al caso mio. Considerate anche che io ho notato che quando mangio carboidrati sto proprio male a livello fisico, nel tipo che se mangio una pizza io automaticamente prendo 1 chilo, ma la cosa più pesante in realtà è che dopo che l'ho mangiata magari mi viene mal di pancia, mi si gonfia la pancia e ho proprio delle fitte, quindi probabilmente per il mio tipo di metabolismo i carboidrati non sono proprio l'ideale, soprattutto quelli classici. E sicuramente voglio approfondire in futuro la questione, magari cercherò degli esami da fare al riguardo per capire se c'è qualche intolleranza di mezzo o cosa, perché effettivamente il fatto di mangiare dei carboidrati non stare benissimo perché ti viene mal di pancia non è proprio la cosa più normale del mondo e quindi è assolutamente una cosa su cui devo indagare. Poi un'altra cosa che c'è da dire è che questa dieta può fare per voi, se voi siete disposti appunto a non mangiare pasta per un bel po' di tempo, magari. E per me personalmente questa non è una cosa problematica perché io da quando sono andata a fare quelle 3 settimane di vacanza studio in Inghilterra, quando avevo 16 anni, mi sono abituata a mangiare pochissima pasta e in realtà non sento neanche così tanto il bisogno di doverla mangiare. Cioè se io mangio la pasta 1 o 2 volte a settimana per me è già più che sufficiente, dopodiché andrei avanti a proteine e verdure e frutta senza problemi. Sento un pochino di più la mancanza del pane, questo sì, poi ovviamente anche io ho le mie voglie di schifezze che cerco comunque di accontentare ogni tanto perché ci sta. Però ecco, se tipo siete dei pastariani, allora mi rendo conto che magari questo è un tipo di dieta veramente troppo drastica da seguire. E soprattutto se non avete mai fatto dieta in vita vostra, ma volete dedicarvi al vostro fisico, volete mangiare meglio, ci sono un sacco di altre diete che potete seguire sicuramente più equilibrate e che potete fare in tutta tranquillità, a partire dalla classica alimentazione mediterranea. Il mio caso è un po' diverso perché, come vi dicevo anche all'inizio del video, io ho fatto tante diete in passato e ho fatto tanti errori con effetti yo-yo e cose del genere, per cui il mio metabolismo ha risentito parecchio dei miei errori passati. Questo è il motivo per cui non vi ripeterò mai abbastanza che è fondamentale rivolgersi a qualcuno di esperto e soprattutto se siete nella fase dello sviluppo, quindi state crescendo, assolutamente non fate di testa vostra, ma seguite dei tipi di alimentazione sani ed equilibrati perché il vostro corpo vi ringrazierà e avrete degli effetti duraturi che vi accompagneranno per il resto della vostra
vita, quindi fateci attenzione. Mi rendo conto che è un argomento molto delicato, io ho cercato di renderlo il più leggero possibile, però sono conscia di quanti problemi siano legati al discorso di alimentazione e quindi è sempre bene fare attenzione quando si decide di intraprendere un percorso di dimagrimento o anche di assunzione del peso, perché ci sono anche persone che invece hanno bisogno di magari aumentare la propria massa corporea. Come avrete notato, non ho specificato da che peso sono partita, a che peso sono arrivata, perché secondo me non è un argomento su cui è bene focalizzarsi. Sappiate solo che questa dieta appunto su di me ha funzionato e se vi interessa l'argomento fareste bene a informarvi in maniera dettagliata su questo tipo di cose. Se avete qualsiasi dubbio, perplessità, curiosità, scrivetemi pure nei commenti oppure potete seguirmi su vari social di cui trovate il link qua sotto nell'info box, per esempio chiedermi informazioni più dettagliate in forma privata su Instagram. Io vi ringrazio tantissimo per la visione del video, spero che vi sia tornato utile. Per chi ancora non mi conoscesse, piacere, io sono Erika, su questo canale mi occupo principalmente di crescita personale e di libri. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!